Purtroppo, negli ultimi anni sono successe un po' di cose strane che hanno avuto un impatto devastante simile a una guerra vera, e poi la pandemia sui debiti pubblici degli stati e anche dello Stato italiano. E quindi non siamo in un periodo normale, e questo fatto di essere in un periodo anormale, costringe chi è più indebitato, lo Stato italiano, avere un'accortezza, un'attenzione che è quella che in qualche modo ha richiamato il professor Tria, che essendo passato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualche modo ha nel DNA questa sorta di preoccupazione. Cioè, qualsiasi tipo di azione che fa il governo deve ispirare credibilità, serietà, perché ogni 2 settimane risparmiatori privati, soggetti internazionali, soggetti finanziari nazionali comprano il nostro debito perché si fidano evidentemente che lo rimborsiamo, e noi lo paghiamo di più o di meno in base all'affidabilità che abbiamo generato.